Buongiorno a tutti e benvenuti all'inaugurazione di Alta Qualità, la rassegna delle eccellenze enogastronomiche italiane, un evento questo organizzato dall'Associazione Culturale Signum di Bergamo, che vuole porre l'accento sull'alimentazione sana e sostenibile. Siamo in una location davvero un po' speciale, perché Villa Castelbarco è davvero un posto di grandissima charme. Perché l'Italia deve proprio puntare moltissimo, scommettere su queste risorse, ancora di più. Concetti come chilometro zero, come la stagionalità delle materie prime, la biodiversità culturale delle varie regioni, l'ecosostenibilità, sono concetti che si incominciano adesso a circolare, ad essere conosciuti, ma forse non ancora abbastanza, mentre sono concetti che dovrebbero trovare dei percorsi molto più virtuosi, molto più concreti, visibili, per poter emergere ancora di più. Ecco perché è importante questa rassegna. Vuole dare visibilità ai piccoli produttori del settore culinario e del vinicolo attraverso una mostra mercato molto bella, nella quale i loro prodotti, che sono considerati prodotti di nicchia perché non sono ancora conosciuti al grande pubblico, possono invece essere una particolare attenzione di Alta Qualità è dedicata ai bambini, perché Alta Qualità crede che il nutrimento delle nuove generazioni sia una cultura che deve iniziare fin da adesso dai bambini più piccoli ed è molto importante per il nostro futuro. Senza dimenticare poi l'arte, perché Alta Qualità è anche arte, e d'altra parte l'arte è una forma di nutrimento, è il cibo per l'anima, però è anche vero che sapersi nutrire è una forma d'arte. Insomma, ci sono tanti temi, tanti motivi importanti per essere qui oggi e per visitare nei prossimi giorni questa rassegna. Il primo motivo è quello di ascoltare anche le parole degli importanti relatori che abbiamo qui al tavolo, anche perché hanno da dire delle cose, dei concetti che insomma ci toccano davvero molto da vicino. Per cui io vorrei subito passare la parola al presidente dell'Associazione Culturale Signum, l'architetto Dario Marchesi. Voglio portare i saluti come Signum a tutte le persone che sono venute, a signori e signori, alle autorità che gentilmente sono venute stamattina, agli amici, ai colleghi, a tutte le persone che hanno lavorato. Il lavoro che si vuole fare è quello di salvaguardare il territorio, in poche parole. Salvaguardare il territorio significa lavorare con tutte queste persone che ci credono, che hanno una passione incredibile, ve ne accorgerete poi girando gli stand, parlando con loro. Ecco, io vi chiedo il favore di parlare con tutte queste persone che vi spiegano il loro lavoro. Poi accorgerete che la differenza della fragola e del salume non è fatto solo dal prodotto, ma dalla persona, da chi ci lavora e dalle sacrifici che fa. Questo fa capire cosa significa poter dare un impulso a un prodotto, che in questo caso è il prodotto italiano, che di fronte al futuro che ci vede protagonisti tra un anno, dobbiamo assolutamente portare avanti, far aiutare queste persone e farle sviluppare.